Buonasera a tutti, iniziamo questa serata particolare perché prevede l'intervento sia di un musicista, il maestro Giuseppe Lopez, che alcuni lettrici di interventi poetici su Giacomo Leopardi. E un primo esperimento che stiamo facendo qui a San Paolo Civitate è per unire praticamente il discorso musicale alla letteratura, perché ci sembra opportuno allargare un pochino gli orizzonti della nostra associazione, che non dovrà occuparsi solo di musica, ma in genere di tutte le arti. E in questa direzione sarà anche il prossimo concerto che terremo a Torre Maggiore, nel castello, nella Sala del Trono. È la seconda edizione di Donne in Arte, che è praticamente uno spettacolo che vede sempre l'intervento di 8 alunni del liceo Chiari di Torre Maggiore, che interverranno su versi di D'Annunzio, Quasimodo e Pascoli. Ci sarà un intervento musicale di un soprano e di una pianista, oltre a tre ragazze violiniste e una ragazza clarinettista, quindi una serata al giovanile, tutto al giovanile. E appunto in questa direzione, in questa serata, come stasera, ci saranno interventi sia di interventi poetici che interventi musicali. E stasera, come dicevo, ci sarà la partecipazione di nostre due alunne della quinta elementare, oltre a nostre due amiche dell'associazione, curate dal professore Teo Longo. Quindi una serata su Leopardi e Chopin. Passo la parola al professore Longo, ci dirà alcune cose sull'intervento, sul coinvolgimento di queste nostre amiche. Buonasera a tutti quanti. Devo dire che ho accolto con molto favore l'invito del professore Trematore, perché qui a San Paolo purtroppo siamo un po' carenti anche di iniziative culturali. Quando mi ha invitato ho tentato di dare questa mano, anche se sono abbastanza preso da altri impegni. Ho trovato la disponibilità di solo le donne, perché io inizialmente avevo detto al professore Trematore che non avrei voluto partecipare direttamente, perché noi abbiamo fatto i nostri percorsi, adesso dobbiamo dare ai giovani, ai ragazzi, la possibilità di farsi avanti e quindi semmai passare il testimone attraverso una formazione. Non c'era alcun maschietto. E allora ho detto, vabbè, Teo, vedi che fa, almeno. E allora mi sono dato disponibile anche per questa cosa qui. Leopardi poi è un'occasione, quella di questi eventi, per tutti quanti, no? La vecchietta di 90 anni che non voleva morire perché voleva sapere qualche cosa in più. Diciamo che per me è stata un'occasione per conoscere qualcosa in più di Leopardi, perché a livello scolastico si sa, si fanno dei saggetti di tutti un po' gli autori, non si va al fondo delle loro poetiche. Di Leopardi ho scoperto che c'è stato un periodo giovanile di cui non tanto si parla, patriottico, quindi di un sognatore. Io mi ritengo un sognatore, ecco perché l'ho trovato molto vicino, quindi ho scoperto questa vicinanza e soprattutto anche attuale, e questo lo noterete dalle liriche che noi vi leggeremo. Grazie per la vostra partecipazione. Quando ci siete voi c'è un significato anche per chi si presta a fare queste cose. Grazie. Allora, la serata si arriverà in interventi, come dicevo, poetici e interventi musicali. Veramente presenteremo sia le nostre amiche lettrici e il maestro Loprete. Giuseppe Loprete, pianista nato a Foggia, ma la famiglia so che è originaria di San Paolo Civitate, diplomato al Conservatorio Umberto Tuggiano di Foggia,
facendo anche il biennio specialistico, attualmente svolge attività concertistica e didattica. Eseguirà, quindi ci sarà un intervento poetico con due liriche e successivamente l'intervento musicale prevede notturno opera postuma in do minore e notturno opera 9 numero 3. Notturno è chiaramente un brano completamente romantico, come lo è il compositore, e sono i brani abbastanza nostalgici, di solito in tonalità minore, quindi leggermente tristi come brano, ma molto ricchi di sentimento. Successivo ai due notturni ci sarà la mazurka, invece una danza d'origine polacca, come lo era Chopin, è una mazurka in tempo ternario e di origine, una danza di origine popolare, in contrapposizione alla polacca, che ascolterete nella seconda parte, di origine sempre polacca, ma di origine nobile. Quindi la prima parte prevede i due notturni e la mazurka opera 41. La seconda parte prevede sempre l'intervento poetico e si concluderà con la polacca fantasia opera 61 e concluderemo con il compositore russo Alexander Scriabin, che è compositore tardo romantico, ma diciamo un compositore romantico per eccellenza, e quindi concluderemo col preludio notturno per la sola mano sinistra, quindi avrà eseguita solo la sinistra dall'opera 9. Allora, iniziamo la serata presentando la nostra amica Grazia Ciavetella, che ci farà ascoltare La sera del Dì di festa. È uno dei sei libri di Giacomo Leopardi che rientrano nell'edizione dei versi del 1826 e venne composto nel corso del 1820. Dolce e chiara è la notte senza vento, e quella sopra i tetti in mezzo agli orti posa la luna, e di lontano rivela serena ogni montagna. Oh donna mia, già tace ogni sentiero, e per i balconi rana traluce la notturna lampa. Tu dormi, che t'accolse agevol sonno nelle tue chiete stanze, e non ti morde cura nessuna, e già non sai né pensi quanta piaga m'avresti in mezzo al petto. Tu dormi, io questo ciel che sì benigno appare in vista a salutar m'affaccio, e la antica natura onnipossente che mi fece all'affanno. A te la speme nego, mi disse, anche la speme, ed altro non brilli negli occhi tuoi se non di pianto. Questo dì fu solenne, or da trastulli prendi riposo, e forse ti rimembra in sogno a quanti oggi piacesti e quanti piacquero a te. Non io, non già che io speri, al pensier ti ricorro. Intanto io chieggio, quando a viver mi resti e qui per terra mi getto e grido e fremo. Oh giorni orrendi, in così verde etate, ahi, per la vita odò non lungi il solitario canto dell'artigiano che riede a tarda notte dove sollazzi al suo povero ostello, e fieramente mi si stringe il cuore a pensar come tutto il mondo passa e quasi orma non lascia. Ecco, è fuggito il dì festivo, al festivo il giorno volgar succede, se ne porta il tempo ogni umano accidente. Or dov'è il suono di quei popoli antichi? Or dov'è il grido dei nostri avi famosi e il grande impero di quello di Roma? E l'aria e il fragorio che ne andò per la terra e l'oceano? Tutto è pace e silenzio, e tutto posa. Il mondo è più di lor non si ragiona. Il secondo intervento è della nostra amica Antonella Padovano, che ci leggerà sopra il monumento di Dante, canzone composta alle Canadi tra il settembre e l'ottobre del 1818, pubblicata a Roma l'anno stesso.
Beato te che il fato a viver non dannò fra tanto orrore, che non vedesti in braccio l'Itala moglie a barbaro soldato. Non predar, non guastar cittadi e colti, l'asta inimica e il pellegrin furore. Non dell'Itala ingegni, tratte l'opere divine a miseranda schiavitude oltre l'Alpe, e non dei folti carri impedita la dolente via. Non gli aspri cenni e i superbi regni, non udisti gli oltraggi e la nefanda voce di libertà che ne schernia tra il suon delle catene e dei flagelli. Chi non si duol, che non soffrimmo, intatto che lasciaron quei feli, qual tempio, quale altare o qual misfatto? Perché venimmo a sì perversi tempi? Perché il nascerne desti? O perché prima non ne desti il morire a certo fato? Onde a stranieri ed empi nostra patria, vedendo ancella e schiava, e da mordace lima roder la sua virtù, di nulla ita e di nullo conforto, lo spietato dolor che la stracciava, a mollirne fu dato in parte alcuna. Ahi, non il sangue nostro, e non la vita vesti, o cara, e morto io non son per la tua cruda fortuna. Qui l'ira al cor, qui la pietade abbonda. Cugnò cadde gran parte anche di noi, ma per la moribonda Italia no, per gli tiranni suoi. Di voi già non si lagna la patria vostra, ma di chi vi spinse a pugnar contro lei, sicché ella sempre amaramente piagna e il suo col vostro lacrimar confonda. Oh, di costei con ogni altra gloria vinse, pietà nascesse in cuore, a tal dei suoi, ch'affaticata e lenta, di sì buia borago e sì profonda la ritraesse. Oh, glorioso spirito, dimmi, d'Italia tua morto è l'amore? Di, quella fiamma che t'accese è spenta? Di, né più mai inverdirà quel mirto che alleggiò per gran tempo il nostro umano? Nostre corone al suol fien tutte sparte, né sorgerà mai tale che ti rassembri in qualsivoglia parte? Non si conviene a sì corrotta usanza questa d'animi eccelsi, altrice e scola. Se dico tardi e stanza, meglio l'è rimaner vedova e sola. Tre frati, il pianoforte, il maestro Lorete, due notturni, notturno per la forma in do minore, notturno per l'amore e la mazurka opera 41. A voi, maestro Giuseppe Lorete. Thank you.
Thank you.
secondo intervento poetico, con l'esecuzione del Passero Solitario di Giacomo Leopardi, interpretato da due delle nostre alunne, Alissa Corvino e Angelica Cordisco di Giacomo Leopardi. Della torre antica, passero solitario, alla campagna cantando vai, finché non muore il giorno ed erra l'armonia per questa valle. Primavera d'intorno brilla nell'aria e per i campi esulta, si camminarla intenerisce il cuore. Oh, di greggi pelar, muggire armenti, gli altri augelli contenti, a gare insieme per lo libero ciel fa mille giri. Pur festeggiando il loro tempo migliore, tu, pensoso in disparte, il tutto miri, non compagni, non voli, non ti canta allegria, schivi gli spassi, canti, e così trapassi dell'anno e di tua vita il più bel fiore. Ohimè, quanto somigli al tuo costume il mio, sollazzo e riso della novella e la dolce famiglia, e te, germano di giovinezza, amore, sospira cervo dei provetti giorni, non curo. Io non so come, anzi da loro quasi fuggo lontano, quasi in un mite strano, al mio luogo natio, passa del viver mio la primavera. Questo giorno, come cena la sera, festeggiarsi costuma al nostro borgo, o di per roserino un suon di squilla, o di spesso un tonar di ferre e canne che ribomba lontano di villa in villa. Tutta vestita a festa la gioventù del luogo lascia le case e per le vie si spande e mira ed è mirata in corsa allegra. Io solitario in questa remota parte alla campagna uscendo ogni diretto e gioco indugio in altro tempo. E intanto il guardo steso nell'aria pica mi fede il sol che tra lontani monti, dopo il giorno sereno, cadendo si dilegua e par che dica che la beata gioventù vi è meno. Tu, solingo augellin, venuta sera, del viver che darà notte le stelle. Certo, del tuo costume non ti dorrai, che di natura è frutto ogni vostra vaghezza. A me, se di vecchiezza la detestata soglia, evitarono l'impetro, quando muti questi occhi all'altro rigore e l'orfiavo del mondo, il di futuro del di presente più noioso e tetro. Che parrà da voglia, che è di questi anni miei, che è di me stesso? Ai, pentirommi, e spesso, ma sconsolato, volgerommi indietro. Bravissime, tutta a memoria. Un altro applauso per Alissa e Angelica. Segue l'ultimo canto di Salmo, canzone sull'infelicità umana che protesta contro la natura che ha privato Sappho della bellezza. Questa è una chiave di lettura conforme ad una interpretazione dei Leopardi, tutta tesa a sottolineare il conflitto impari tra uomo e natura. A interpretarla la nostra amica Grazia Ciavarella. Bello è il tuo manto, oh Divo cielo,
e bella sei tu, florida terra. Ai, di cotesta infinita beltà, parte nessuna alla misera Saffo, in umile tempia sorte non fenno. Ai tuoi superbi regni, vinde o natura, e grave ospite addetta, e dispregiata amante alle vezzose, tue fondi il cuore e le pupille, invano, supplichevole intendo. A me non rinde l'Africa amargo, e dall'eteria porta il mattutino al bordo. Me non il canto dei colorati augelli, e non dei faggi il mormore saluta. E dove all'onda degli inchinati salici vi spiega candido olivo il puro seno, al mio lubrico piede flessuose linfe, disdegnando sottrage, e preme in fuga le odorate spiagge. Qual fallo mai, qual sinnefando eccesso macchiommi anzi il Natale, onde si torvo il cielo mi fosse, e di fortuna il volto? Si conclude l'intervento poetico con il brano Alitalia del 1820. Alitalia, scritta da Leopardi nel gennaio del 1820, è una canzone con un evidente richiamo ai valori della patria e della necessità di liberarsi dalla dominazione straniera, valori che il periodo romantico andava diffondendo in tutta Europa e aggiungo di attualità. A interpretarla il nostro amico professor Teologo. Oh patria mia, vedo le mura e gli archi, e le colonne e i simulacri, e le arme torri degli avi nostri. Ma la gloria non vedo il lauro e il ferro, ond'erano i carchi i nostri padri antichi. Or, fatta inerme, nuda la fronte e nudo il petto mostri, oimè quante ferite, che lividor, che sangue. O qual ti vece, formosissima donna, io chiedo al cielo e al mondo, dite, chi la ridusse a tale? Questo è peggio che di catene a carche ampe le braccia, sì che sparte le chiome senza velo, siede a terra, negletta e sconsolata, nascondendo la faccia tra le ginocchia, e piangi che ben hai donde, Italia mia, le genti a vincer nata, e nella fausta sorte e nella via. Se fosser gli occhi tuoi due fonti vive, mai non potrebbe il pianto adeguarsi al tuo danno e allo scorno. Che fossi donna, ora sei povera ancella. Chi di te parla o scrive, che rimembrando il tuo passato vanto, non dica già fu grande, or non è quella. Perché? Dov'è la forza antica? Dove l'armi e il valore e la costanza? Chi ti discinse il brando? Chi ti tradì? Qual arte o qual fatica o qual tanta possanza valse a spogliarti il manto e l'aurea vende? Come cadesti? O quando? Da tanta altezza in così basso luogo. Nessun pugna per te, non ti difende nessun dei tuoi. L'armi, qual armi, io solo combatterò, procomberò solo io,
dammi, o ciel, che sia fuoco agli italici petti il sangue mio. Concludiamo la parte musicale con gli ultimi due brani in programma, la polacca, appunto, Fantasia opera 61, danza di origine del paese nativo del nostro compositore Chopin, di origine nobile, e il notturno, preludio notturno di Alexander Scriabin, compositore russo del tardo romanticismo. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Vabbè, niente, io volevo chiamare un po' tutti, vabbè, tanto ci si sente, volevo chiamare tutti i nostri amici, iniziando dal professor Teolò, che ci ha aiutato in questa impresa, e dal tecnico di questa serata, insieme all'associazione Morta, le nostre amiche Alissa Torino, Angelica Battista, bravissima, qua al centro, che hanno recitato il bellissimo Leonardo di memoria, la nostra amica Antonella Palomano e Grazia Ciavarella, se non sbaglio, Grazia Ciavarella e la signora Antonella Palomano e il nostro Giuseppe Lorete, che ci ha aiutato con questo bellissimo suo tempo. Speriamo di fare altre serate qui a San Paolo Cittade, intanto vi invito il 13, domenica il 13 marzo, allo spettacolo a Castello Ducale Vittorio Maggiore, Donne in Arte, uno spettacolo molto complesso, dove vedrà 8 attori, come dicevo prima, del liceo scientifico Nicola Fiani di Vittorio Maggiore, che reciteranno poesie tratte da D'Annunzio, Quasimodo e Pascoli, con delle liriche, con dei brani di musica da camera di Francesco Paolo Tosti nella prima parte. Nella seconda parte, una parte diciamo più profana, la vede poco con la l'operetta, quindi con la donna, con la Vedova Allegra, Paese dei Campanelli e il Paese del Sorriso, quindi una parte più diciamo leggera. Ci saranno delle scene che porteremo al castello, ambienteremo proprio questo concerto nell'epoca, diciamo, inizio Novecento, tanto 800, inizio Novecento, e quindi ambienteremo il salotto, diciamo, borghese di quegli anni. Quindi ci sarà questo concerto, poi proseguiremo con la stagione il 16 aprile con un duo che verrà da Cuneo, violoncello e chitarra, sono due giovani che studiano in Olanda insieme a mio figlio e li abbiamo invitati il 16 aprile. Quindi diamo una buona serata, grazie per essere intervenuti e vi aspettiamo il 13 marzo a Torre Maggiore. Grazie.